Se pensiamo 40 anni fa, 40 anni fa il processo del lunedì, che penso tanti si ricorderanno, ha un po' trasformato, ha un po' istituzionalizzato quello che era il bar sport. Quindi ci troviamo il lunedì a chiacchierare di come è andata la giornata sportiva. Ecco, l'ha trasformato e l'ha portato in televisione. Oggi Twitch ha fatto un ulteriore passo, perché ha portato quella modalità di commento, di condivisione, di opinione, l'ha portato all'ennesima potenza, l'ha portato su Twitch, in un contesto dove però il paradigma è diverso rispetto per esempio al paradigma televisivo, perché come vi dicevo prima le regole sono diverse. Sì, c'è un palinsesto, ma c'è una libertà di comunicazione, c'è una libertà di sviluppare contenuti che è pressoché infinita, dove chiunque può, chiunque abbia voglia e abbia come dire, l'interesse di farlo, può aprire un canale, può iniziare a fare streaming di un contenuto, di qualche cosa di cui si ha voglia di condividere con il mondo.